a tutti, benvenute e benvenuto ad Andrea Varanes. Credo sia opportuno inquadrare questo incontro anche per il relatore, per chi eventualmente non aveva partecipato al nostro percorso sui beni comuni, inquadrarlo appunto per capire l'evoluzione che c'è stata e quello che stiamo facendo. Da febbraio di quest'anno abbiamo iniziato una serie di attività sull'approfondimento del concetto di bene comune e beni comuni. Attività fatto da incontri pubblici, quindi come quello di stasera, trattando tematiche varie. Ricordo solo alcuni nomi importanti che sono passati per Sant'Orso: da Alberto Lucarelli, Paolo Cacciari, e Carlo Petrini e Elvo Diamanti, solo per citare i più famosi. L'abbiamo fatto anche in modo partecipato, quindi molti di questi incontri, come quello di stasera, sono stati fatti in collaborazione con associazioni o realtà del territorio. Anche qui ricordo Alto Vicentino Ricicla, piuttosto che il Forum Acqua Bene Comune. E convinti che lo strumento della partecipazione oggi per un comune sia comunque indispensabile per ritrovare un ruolo e un'identità che probabilmente deve per forza di cose anche per i comuni cambiare. Anche perché, e abbiamo un'ulteriore conferma se ce n'era bisogno stasera, se motivata e se coinvolta la gente partecipa. Lo confermava anche ieri Ilvo Diamanti su Repubblica, il concetto di partecipazione è indispensabile, probabilmente è la salvezza per la nostra democrazia, che sicuramente non sta vivendo un periodo stupendo, diciamo. Oltre agli incontri pubblici, il nostro percorso è fatto anche di piccole azioni concrete, che sono la cosa più difficile, però devono essere anche il nostro principale obiettivo, perché probabilmente organizzare incontri o dibattiti siamo in grado più o meno tutti. Il salto di qualità lo facciamo se riusciamo a passare dalle parole ai fatti. Qualche piccolo fatto credo che abbia iniziato ad esserci anche a Sant'Orso. Anche qui cito alcune piccole cose nate dall'orto comune, al corso di cucina sugli avanzi, al progetto partecipato che stiamo lanciando in questi giorni per riqualificare l'area del Grumo, che è una importante area verde del comune di Sant'Orso, e alla nascita, non probabilmente per merito del comune, però è stata parallela come tempi, di un gruppo di acquisto solidale a Sant'Orso, e quindi qualcosa probabilmente si sta muovendo, a una delibera modello Napoli sul servizio idrico fatta per prima nella zona, in provincia del comune di Sant'Orso. Adesso altri comuni ci stanno seguendo, e quindi ecco qualcosa di concreto stiamo iniziando a fare. L'ulteriore passo che stiamo proponendo, che stiamo lanciando sul tema dei beni comuni, è quello di costruire quella che abbiamo chiamato la scuola dei beni comuni. E quindi vi lancio già un invito, ossia giovedì prossimo, il 13, sempre in questa sede, alle 18:30, faremo un primo incontro con tutte le persone che a qualsiasi titolo vogliono darci una mano a costruire questo percorso. La scuola del nostro DS si concretizzerà in un primo momento un fine settimana di maggio, però per arrivare là vogliamo decidere in modo partecipato, in modo condiviso, quali sono i temi che questa scuola approfondirà, come li approfondirà e con chi li approfondirà. Quindi primo appuntamento giovedì prossimo. E seconda cosa che lancio già, perché credo che possa interessare e far piacere, il prossimo di questi incontri, che è praticamente concretizzato sul calendario, è per il 26 gennaio 2013 con Serge Letouche. Anche qua credo un nome importante, abbastanza conosciuto, a parlare di un tema che ritorna spesso nei nostri ragionamenti, cioè quello di decrescita. Ultimo annuncio che faccio è che noi, con tutto questo percorso, abbiamo costruito una rete anche di mail
che ci aiuta a tenere aggiornate le persone e a confrontarci anche con la rete, diciamo. Quindi chi non l'avesse ancora fatto può ritroverà un fogliettino, può iscriversi alla nostra mailing list e più le allarghiamo probabilmente più riusciamo a diffondere anche i concetti che ci interessano. E venendo alla serata, ovviamente dicevamo abbiamo fatto le cose spesso in modo condiviso, partecipato con i gruppi e quindi subito quando Renzo Grasselli di Banca Etica ci ha proposto questa cosa abbiamo accettato subito molto volentieri. Anche perché credo che il tema della finanza lo sentiamo più o meno n volte al giorno, tutti i giorni, approfondirlo e leggerlo in modo diverso credo sia ulteriormente interessante. Mi piace l'avvenimento finanza indignati, altra parola che ritorna spesso in questi tempi, forse in modo negativo, però vorrei leggerla in modo positivo perché se negli ultimi decenni, soprattutto in Italia, siamo arrivati dove siamo arrivati, forse è stato perché non ci siamo mai indignati abbastanza per quello che ci succedeva intorno. Quindi il ritornare a indignarci forse potrebbe aiutarci a migliorare questo nostro paese. E mi piace come termine anche perché attorno a questo concetto si sta muovendo il mondo giovanile, in Italia forse ancora un po' meno rispetto agli altri stati, un mondo giovanile che secondo me pochi capiscono e pochi a livello anche politico alto stanno pensando in che situazione sta vivendo. E due dati, uno nazionale, quello del 36% di disoccupazione del mondo giovanile uscito nei giorni scorsi da Istat, l'altro locale, che però è lo specchio del primo dato, è che in un altro progetto che attorno ai beni comuni abbiamo concretizzato, ossia la proposta di una sorta di servizio civile in comune per giovani neodiplomati, neolaureati senza lavoro, solo a Sant'Orso ci hanno risposto 30 giovani. E se allarghiamo ad un bacino più ampio una ricerca di persone in questa situazione, vuol dire che abbiamo solo nell'Alto Vicentino centinaia e centinaia di giovani fondamentalmente in questo momento senza futuro. E quindi sicuramente è un tema che a mio giudizio dovrebbe essere il primo in un'agenda politica di qualsiasi istituzione, soprattutto in questo momento dello Stato. E quindi sicuramente un'occasione importante stasera per approfondire queste tematiche. Ringrazio ancora Renzo e Banca Etica e Andrea Barani sulla presenza e tutti voi. Buona serata.